Ti leggo questa lapide. Umberto I di Savoia, re d'Italia, principe valoroso, benefico pietoso, il 2 agosto 1883 accorreva su questi miti a sollevare le vittime della terribile commozione tellurica che il 28 luglio 1883 la distruzione e la morte nell'isola disseminava. Perché fosse ai posteri tramandato l'atto generoso del sovrano che la virtù ereditò dall'illustre stirpa sabauda, questa lapide decretava il municipio riconoscente. Prima parte. L'Italia, paese dei terremoti e dei terremotati. Il trapparente ha un senso, non ne parlo molto, sta nelle note, quindi non mi sentirete parlare di terremotati, quindi di ricostruzione e tutte le vicende successive. Però sta nelle note, quindi se avrete pazienza poi vi leggo. Ho scelto di utilizzare come incipit alla mia lecture il testo di questa lapide affissa sulla parete di un edificio sul lungomare di Lacco Ameno nell'isola di Ischia. Con il suo linguaggio retorico e celebrativo delle glorie sabaude ci ricorda e documenta, tuttavia, pochi giorni dall'evento, uno dei terremoti più distruttivi, la terribile commozione tellurica della lapide, tra i tanti, con magnitudo compresa tra 5-7 gradi Richter, circa 40 solo nel XIX secolo, che colpirono la penisola, quella che nel 1883, alle 21.30 del 28 luglio, ebbe come epicentro il comune di Casamicciola con magnitudo 5,8 gradi Richter. Nei vari comuni dell'isola vi furono 2.313 vittime. A Casamicciola rimase indenne un solo edificio. Ma non fu il peggiore. Appena 26 anni prima, nel 1857, un sisma di magnitudo 7 aveva distrutto quasi tutti i comuni delle province di Salerno e Potenza, in particolare nella Val d'Agri, provocando circa 12.000 vittime. E tornando indietro nel tempo, non si può non citare due eccezionali terremoti, quello della Val di Noto, nella Sicilia orientale, di magnitudo stimato 7,4, che causò nel 1693 forse 60.000 vittime, oltre al grave danneggiamento di più di 40 templi, tra cui Catania e Ragusa, e quello di Reggio Calabria Messina del 1783, di magnitudo 6,9, che provocò la distruzione delle due città con circa 50.000 vittime stimate. A poco più di 100 anni da quel sisma, nel 1908, preceduto da un terremoto di magnitudo superiore a 7 nel 1905 e uno di magnitudo 5,9 nel 1907, che interessarono rispettivamente la Calabria tirrenica centrale e la Calabria meridionale, causando 724 vittime complessive e forti distruzioni nei centri, le medesime città di Reggio Calabria e Messina, assieme a molti altri centri minori per un vasto raggio nell'entroterra, vennero colpite da un sisma di magnitudo 7,2. Adesso fece seguito un fortissimo maremoto e sorprese i superstiti rifugiati sulla riva del mare con onde fino a 13 metri e che contribuì in maniera determinante, assieme alle esplosioni improvvise e agli incendi dovuti alla rottura della tubazione del gas, a causare il numero complessivo dei morti, mai definito con precisione, ma stimato in oltre 120.000 tra le due città principali e i centri minori, circa 80.000 in Sicilia e circa 40.000 in Calabria, e fa sì che questa sia considerata la più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime, sicuramente l'evento catastrofico maggiore in Italia in tempi storici. Le città furono quasi interamente distrutte, comprese eccezionali complessi monumentali come la famosa palazzata 6-700esca di Messina o la Real Palazzina Napoleonica di Reggio, entrambe affacciate sulla riva del mare ed edifici di grande importanza storico-artistica, chiese, palazzi, vite. A partire da questi terremoti, il territorio italiano per tutto il XX secolo è stato interessato da una sorta di sciame sismico prolungato, di frequenza irregolare, caratterizzato da eventi frequenti di varia intensità e capacità distruttive, culminanti in alcuni disastrosi come quello della Massica nel 1915, di magnitudo 7,0, che provoca circa 33.000 morti con la distruzione totale della città di Avezzano e quasi totale di Sola. Quello della Garfagnana e Lunigiana in Toscana nel 20, di magnitudo 6,4, per 309. Del Vulto nel 30, di magnitudo 6,7, con circa 50 centri interessati in Campania, Basilicata e Pugni, con un bilancio di 1.400 vittime. Della Valle del Belice del 68, di magnitudo 6,1,
con un bilancio di 370 morti, più di 1000 feriti, oltre 70.000 sfollati, con 15 comuni e 3 province fortemente colpiti, di cui almeno 4 completamente distrutti: Gibellina, Sala Baruta, Montevago, Poggio Reale, strade, ferrovie e altre infrastrutture saltate. Del Friuli nel 76 di magnitudo 6.4, che provocò 989 morti, più di 100.000 sfollati, 45 comuni distrutti quasi totalmente, come Gemona, Venezuela e Europa, e altri 92 tra gravemente danneggiati o danneggiati. Dell'Irpinia nel 1980 di magnitudo 6.9, con 2.914 vittime, 3 regioni interessate, Campania, Basilicata, Puglia con 8 province, 37 comuni disastrati, 314 gravemente danneggiati, con circa 20.000 alloggi distrutti totalmente e circa 50.000 condanni gravissimi e gravi. Dell'Umbria e Marche nel 97, di magnitudo 5,8 e 6,1, per due distinte scosse, con oltre 30.000 edifici danneggiati, il crollo della volta affrescata della Basilica di San Francesco ad Assisi, oltre più di 2.000 chiesi in circa 460 centri storici, tra principali, nuclei e frazioni. La sequenza sismica continua anche negli anni 2000 con moltissimi eventi, di cui almeno tre vanno ricordati per la loro drammaticità. Mi riferisco al terremoto del Molise nel 2002, magnitudo 6.0, con 30 vittime, di cui 27 bambini sepolti con una maestra dal crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia. Al terremoto dell'Aquila nel 2009, di magnitudo 6.3, con 309 morti, 1.600 feriti e almeno 80.000 sfollati. E infine al terremoto che, preceduto da una forte scossa il 20 maggio 2012, magnitudo 5.9, ha colpito il 29 maggio una vasta zona della pianura padana, con magnitudo 5.8, con 27 vittime, sommando gli effetti dell'sisma. Come testimoniano la quantità e la frequenza dei terremoti, il territorio italiano, dunque, è caratterizzato da una forte pericolosità sismica. Questi caratteri di sismicità derivano, come ovviamente noto, essere la penisola interessata dalla linea di collisione tra la placca africana e quella euroasiatica, che corre principalmente dalla Sicilia, non cammina. Che corre praticamente dalla Sicilia lungo tutta la catena appenninica, che di quella collisione è prodotto, per poi piegare verso nord-est parallelamente alle altre. Nonostante che la pericolosità non possa essere considerata così elevata ad essere paragonabile a quella che caratterizza altre parti del globo, in particolare in Asia e in Sud America, lungo le coste pacifiche del cosiddetto Ring of Fire, dove si verificano con grande frequenza i terremoti più distruttivi e di più alta intensità fino ai massimi della scala Richter, tuttavia la situazione italiana si configura come particolarmente critica. Ciò è dovuto più che alla pericolosità oggettiva del territorio della penisola, ad un'alta esposizione territoriale complessiva derivante da una forte densità media di popolazione, di edifici e di insediamenti, spesso di alto valore storico-culturale e relative funzioni connesse, e ad un'alta vulnerabilità del patrimonio edilizio. Esso, infatti, è in gran parte costituito da edifici costruiti prima dell'introduzione di norme antisismiche. Qui questa nota vi cito perché questo è interessante, che alla fine degli anni 90, secondo uno studio della fine degli anni 90, solo il 14% delle abitazioni è protetto, mentre nelle aree classificate come sismiche, il 60% degli edifici è costruito senza criteri antisismici. Questo alla fine del 90, quindi 15 anni fa, per intenderci. Questo infatti è in gran parte costituito da edifici costruiti prima dell'introduzione di norme antisismiche. All'interno dei centri storici dove la vulnerabilità urbana complessiva è altrettanto alta, come anche le distruzioni recenti hanno ampiamente dimostrato. Da queste condizioni deriva il contributo in perdita di vite umane generalmente molto forte causato dai vari terremoti. La maggior parte delle vittime abitava in centri antichi, spesso riedificati dopo precedenti terremoti, senza apprezzabili criteri. Punto 2. Costruire bene nelle zone sismiche per prevenire gli effetti del terremoto. Le norme tecniche antisismiche. Già nel 1627 e poi nel 1784, dopo due disastrosi terremoti, nel Regno di Napoli erano stati introdotti con decreto reale particolari criteri costruttivi da applicarsi nelle zone terremotate.
basati su strutture interagliate in legno tamponate con materiali leggeri cementati intonacati, quelli del 1626, basati su murature interagliate in legno, quelli del 1784. Anche qui una piccola noticina: il palazzo vescovile di Mileto a Vibo Valentia è stato costruito secondo questo criterio della muratura interagliata in legno. Ebbene, ha resistito a tutti i terremoti dal 1783 fino ad oggi, ed l'edificio è rimasto. Nel 1859, dopo il terremoto che aveva colpito l'Umbria, Pio IX aveva emanato un regolamento edilizio che, tra l'altro, limitava le altezze degli edifici, imponeva lo spessore minimo dei muri, il collegamento tra le murature interne ed esterne, mentre nell'84, dopo il terremoto di Casamicciola, un regio decreto aveva disposto limitazioni per l'altezza delle nuove costruzioni e gli aggetti dei perfumi e vietato le strutture spingenti. Ma solo l'anno dopo il terribile terremoto di Messina e Reggio Emilia nel 1909, furono emanate delle norme tecniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nelle zone colpite dal sisma. Esse traducevano per la prima volta in un provvedimento organico le esperienze maturate in ambito scientifico e nella tecnica delle costruzioni. Escludevano strutture spingenti, limitavano le luci tra le strutture portanti e ne prescrivevano il collegamento, obbligavano la considerazione, oltre che delle azioni statiche dovute al peso proprio e al carico, anche delle azioni in verticale e in orizzontale dovute al sisma, anche se non specificavano la grandezza. Prescrivevano inoltre la larghezza delle strade e la distanza tra gli edifici e le loro altezze massime diverse a seconda delle modalità costruttive. Escludevano l'edificabilità dei siti inadatti dal punto di vista idrogeomorfologico e di fatto introducevano una prima classificazione sismica del territorio, includendo i comuni colpiti dai sismi recenti dove dovevano applicarsi le norme stesse. Con esse, queste norme del 1909, comincia a prendere corpo il criterio di fondo per la riduzione del rischio sismico basato sul binomio norme tecniche e classificazione sismica del territorio, ossia l'individuazione di dove devono essere applicate le norme, nelle aree cioè già colpite da terremoti, quindi sicuramente sismiche, questo almeno fino al 1981, che di fatto ha informato la prevenzione sismica definita a livello normativo dallo Stato italiano per tutto il secolo trascorso. Le norme si sono seguite numerose in relazione al progredire della tecnica di costruzione e all'affinarsi della definizione delle forze sismiche agenti sugli edifici, derivanti dal progresso delle conoscenze dei meccanismi del sisma. E le norme erano anche funzionali ad inserire il territorio dei comuni man mano colpito nella classificazione sismica, che all'inizio, come si è visto, era costituita da una sola categoria indifferenziata. Con un decreto del 1916, successivo al disastroso sul terremoto della Marsica, oltre all'inclusione dei comuni colpiti nella classificazione sismica, vengono quantificati gli aumenti percentuali delle forze verticali e definiti i coefficienti di aumento delle forze orizzontali, cosiddetto coefficiente sismico di progetto, variabile a seconda dei piani degli edifici. Con le norme del 24 si introduce l'obbligo della progettazione da parte di un ingegnere o architetto nei comuni classificati. Con quelle del 27 viene introdotta nella classificazione sismica la seconda categoria. Vengono inseriti i comuni già terremotati nelle due categorie, prima e seconda, e in funzione dei caratteri di pericolosità dei loro territori e si introduce la considerazione di forze sismiche differenziate di progetto a seconda delle categorie. Si arriva così alle nuove norme del 35, con le quali, tra l'altro, viene fatto obbligo per i comuni di affrontare il regolamento edilizio. Vengono ridefiniti i rapporti tra altezza degli edifici e altezza delle strade, vengono definite le norme per il dimensionamento delle strutture di cemento armato, innalzata l'altezza massima in funzione delle tecnologie disponibili, mentre con le successive del 37, norme del 37, vengono definite le regole del buon costruire anche per i comuni non classificati. Non che la classificazione sia accettata sempre in buon grado, essa, ovviamente, comporta maggiori oneri per l'attività edilizia. E a partire dagli anni a cavallo del secondo conflitto mondiale si attiva anche la pressione di lobby politiche ed economiche, e da allora numerose sono state le richieste arrivate in porto di declassificazione di comuni, in genere ottenute invocando le consuete, in Italia, ragioni dello sviluppo.
Con le norme del 62 si ammette la possibilità di ridurre le azioni sismiche dei progetti in presenza di condizioni geologiche favorevoli. Si introducono nuovi limiti di altezza differenziati per le due categorie, si consentono strutture in muratura, in cemento armato, acciaio e legno, si obbliga l'inserimento di norme del buon costruire nei piani regolatori. La legge del 62 viene sostituita completamente nel 74 da una nuova, la 64, provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche, che tra le altre cose ridefinisce il coefficiente sismico di progetto da assegnarsi all'edificio sulla base delle sollecitazioni previste per la zona sismica di partenza del comune, introduce l'obbligo del parere di compatibilità geomorfologica per le previsioni urbanistiche, ma soprattutto cambia il quadro di riferimento per la redazione delle norme tecniche per le costruzioni e per le modalità di classificazione sismica del territorio. Secondo la legge, infatti, il Ministro dei Lavori Pubblici è delegato, ogni qualvolta si è giustificato dall'evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici, all'emanazione con decreto di norme tecniche per le costruzioni, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con la collaborazione del CNR, nonché all'aggiornamento, sempre con decreto, della classificazione sismica sulla base di comprovate motivazioni tecnico-scientifiche. Nell'81, col decreto 515, sulla base di uno studio del CNR, viene introdotta la zona sismica di terza categoria, a minore sismicità rispetto alle altre, già definite con il decreto del 3 marzo 75. Con i successivi decreti, tra l'81 e l'84, vengono classificati complessivamente 2.965 comuni su un totale di 8.102, corrispondenti al 45% della superficie nazionale e comprendenti il 40% della popolazione italiana. Nel 1986, dopo un decreto che contiene una dettagliata normativa per l'edilizia esistente e introduce le categorie del miglioramento sismico e dell'adeguamento sismico, una circolare del Ministero dei Beni Culturali e Artistici emana raccomandazioni per interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche. Nel 92, con la legge del 24 febbraio, viene istituito il Servizio Nazionale della 225 e viene istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Con la stessa legge si introducono i piani di emergenza per la protezione civile di competenza comunale che, oltre a definire le modalità organizzative, individuano gli edifici e gli spazi strategici per l'emergenza. Con il decreto ministeriale del 16 gennaio 1996 viene estesa anche alle zone sismiche la possibilità di adottare metodi di verifica agli stati limite, finora non consentito in zona sismica, oltre a quello delle funzioni ammissibili in prodotti di ogni settore. E viene assunto come riferimento l'altezza massima di un edificio, non più il numero di piani. Nel 98, dopo il terremoto dell'Umbria Marche, le competenze per l'individuazione delle zone sismiche passano alle regioni, mentre rimane allo Stato quella di definire i relativi criteri generali e le norme tecniche per la ricostruzione delle medesime zone. Tuttavia, un anno dopo, tale competenza, assieme alla formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, viene assegnata alla ne istituita Agenzia di Protezione Civile, le cui competenze nel 2001 passeranno al Dipartimento della Protezione Civile. Nello stesso anno 98 viene emanato l'Eurocodice 8 relativo alla resistenza sismica delle strutture, mentre nel 2001 viene pubblicato il testo unico delle disposizioni in materia edilizia, contenente in particolare prescrizioni per le zone, per le costruzioni di zone sismiche. Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia nel 2003, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 27 marzo definisce i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Vengono recepiti in toto i contenuti degli eurocodici. Reso obbligatorio il calcolo semiprobabilistico agli stati limiti, introducendo così una nuova impostazione prestazionale al posto di quella puramente prescrittiva della normativa precedente, e vengono indicate le norme tecniche per la quasi totalità delle tipologie di costruzione. Viene inoltre classificato come sismico tutto il territorio nazionale, suddividendolo in quattro zone a pericolosità decrescente sulla base degli studi recenti sulla pericolosità sismica, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo, generalmente 50 anni,
da un evento che superi una determinata soglia di intensità. Con la stessa ordinanza viene data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica anche nella quarta zona e viene loro dato mandato per l'individuazione delle zone sismiche secondo i criteri generali definiti dallo Stato. Aggiornata e più volte prorogata nella sua entrata in vigore, l'ordinanza 3274 viene riassorbita nel 2005 dal decreto ministeriale del 14 settembre, contenente il testo unico relativo alle norme tecniche per le professioni. La sua cogenza viene anch'essa più volte prorogata, fino a che nel 2008 vengono emanate le nuove norme tecniche per le costruzioni e successiva relativa circolare con le istruzioni per l'applicazione delle norme entrate in vigore il 1 luglio 2009 dopo il terremoto dell'Aquila e attualmente in vigore. I testi dei due provvedimenti recepiscono i contenuti fondamentali dell'ordinanza 3274 e confermano e introducono forti novità come ad esempio la definizione delle classi d'uso dei manufatti e l'obbligo di dichiararne la vita nominale nei relativi progetti, la definizione degli stati limite per il calcolo delle azioni sismiche, l'introduzione del riferimento per il calcolo delle azioni sismiche per ogni nuovo edificio all'accelerazione di picco proprio dell'area di progetto in sostituzione di quella riferita ad ogni zona sismica. La classificazione formalmente rimane utile per la pianificazione e gestione del territorio. Viene introdotta inoltre, con le ultime norme, la considerazione degli aggregati edilizi, peraltro già considerati in un decreto del 96, con criteri di attenzione per gli edifici di utilità, con la definizione delle unità strutturali. Sempre nel 2008 vengono pubblicati gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e del Dipartimento della Protezione Civile. Con essi, oltre ai principi ed elementi per la microzonazione, vengono introdotti indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica, per la pianificazione dell'emergenza, per la progettazione delle opere. Con riferimento alle norme tecniche 2008, il Ministero dei Beni Culturali pubblica nel 2010 una direttiva relativa alle linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Esse contengono, tra gli altri argomenti, la definizione degli stati limiti di riferimento per gli edifici costituenti patrimonio culturale, l'indicazione del percorso di conoscenza del manufatto, i modelli per la valutazione della sicurezza sismica applicata alle varie tipologie di edifici vincolati, i criteri per il miglioramento sismico e le tecniche di intervento. Ancora nel 2010, infine, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica uno studio per l'applicazione delle norme tecniche 2008 ai centri storici, introducendo, seppur in via provvisoria, degli stati minimi che definiscono diverse zone di danno funzionale e fisico per tali insediamenti in analogia con quelli introdotti per gli edifici. 3. Verso la prevenzione urbanistica. Dai provvedimenti sopra sommariamente citati, necessariamente limitati a quelli più importanti scelti in un corpus molto ampio, emerge, oltre che la quantità e la frequenza, spesso legata agli eventi sismici, anche e soprattutto il progresso normativo, specchio di quello della scienza e delle tecniche delle costruzioni. Ma nonostante il loro rigore, che via via andava sempre più affinandosi, l'applicazione delle norme non è tuttavia valsa a evitare la grande quantità di danni e vittime che ha caratterizzato anche i terremoti negli ultimi decenni. L'evidenza di questo dato si era fatta più forte a partire dagli anni Ottanta, dopo una serie di forti terremoti come quello del Belice, del Friuli e dell'Irpinio, per citare quelli più catastrofici, non dimenticando i numerosissimi altri, meno disastrosi, ma comunque in grado di inferire danni ingentissimi e diffusi al patrimonio edilizio storico e culturale. Cominciò allora a crescere la coscienza della insufficienza dei criteri di prevenzione, allora basati sulla legge 64 e 74, e sulla allora recente, siamo nel 1981, introduzione della terza categoria sismica, accanto alle due già stabilite. Un primo versante critico era certamente quello relativo alla zonizzazione sismica. L'articolazione in sole tre classi di rilevanza sismica escludeva una parte non indifferente del territorio italiano dalla classificazione, perché non interessato da eventi sismici recenti, e non teneva conto, nonostante le esperienze di microzonazione in corso, delle possibili grandi differenze locali in termini di struttura geolitologica e caratteri geomorfologici
di fatto trascurando fondamentali fattori di amplificazione in grado di moltiplicare gli effetti distruttivi del sisma. Un secondo versante critico derivava dall'affrontare il rischio sismico unicamente per mezzo di una strategia edilizia, dove il riferimento sia per le nuove costruzioni che per quelle esistenti era il singolo edificio o struttura, così inevitabilmente trascurando, nel caso degli esistenti in particolare, le necessarie relazioni con i contesti edilizi, aggregati, isolati, o con i contesti urbani di cui gli edifici sono parte. Ciò derivava certamente dalle ovvie difficoltà di ridurre alla relativa semplicità strutturale di singoli organismi edilizi la complessità degli aggregati o, a maggior ragione, quella degli organismi urbani, soprattutto storici. In altri termini, l'attenzione era quasi esclusivamente per gli oggetti, gli edifici, il cui danneggiamento mette più di tutti a rischio la vita umana, peraltro confidando in una sorta di ipotesi pregiudiziale, quella che la messa in sicurezza di un intero organismo urbano coincida con la messa in sicurezza di tutti i suoi edifici, il che è vero in linea teorica, ma di fatto impossibile nella realtà, per via dei tempi necessari e degli enormi costi da sostenere. Aggiungo inoltre che non può essere trascurata la fondamentale considerazione del fatto che la funzionalità del sistema urbano non coincide con la sommatoria delle singole funzioni, così come la sua vulnerabilità non deriva dalla semplice sommatoria della vulnerabilità dei singoli elementi, ma ne è superiore, e che il danneggiamento o la perdita di un singolo elemento strategico può indurre la crisi dell'intero sistema funzionale urbano. La mancanza di una visione integrata di sistema limitava di fatto la possibilità di estendere anche all'ambito della pianificazione urbanistica il tema della prevenzione e della riduzione del rischio sismico. Né poteva ritenersi sufficiente l'obbligo del parere di compatibilità geomorfologica per le previsioni urbanistiche introdotte con la legge 64 del 74. Questi limiti del tradizionale approccio ingegneristico, per quanto raffinato, apparivano evidenti soprattutto in relazione al tema degli insediamenti storici, le cui drammatiche distruzioni e perdite di efficienza sistemica a causa degli eventi sismici avevano ripetutamente messo in luce la necessità di atteggiamenti e norme riguardanti i centri e gli organismi urbani nel loro complesso. Tale considerazione introduce, accanto alla prevenzione e al recupero unicamente edilizi, l'ipotesi e la necessità che tali due azioni si integrino in un sistema operativo articolato e interscalare, riferibile ai vari livelli, quello di aggregato di edifici interrelati strutturalmente, spesso coincidente con l'isolato, quello del centro storico e quello dell'intero centro urbano, fino al livello territoriale, comunale ed area vasta, in relazione all'articolazione sul territorio e alla strategicità dei suoi sistemi funzionali, nei confronti dei quali dispiegare le politiche e le azioni e gli interventi necessari alla riduzione del rischio urbano e territoriale ai fini della prevenzione degli effetti del sisma in funzione dell'emergenza e della ripresa post-evento. Ma questa visione di sistema, allargata alla città e al territorio, sposa inevitabilmente l'attenzione dall'ingegneria all'urbanistica, ovvero introduce accanto alla prevenzione edilizia e con essa integrabile l'ipotesi della loro della possibilità di una prevenzione sismica urbanistica governabile con le logiche e con gli strumenti propri della disciplina. Nello stesso periodo, siamo nel 1981, la legge 741 fu introdotta con la legge 741 la disposizione rivolta alle regioni di emanare norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, che sembrava gettare le premesse indispensabili per superare il confine tra la logica puramente edilizia fino allora adottata ed una estesa al campo dell'intera città e del territorio attraverso l'urbanistica. A seguito di tale norma, le regioni, tante 90, hanno emanato leggi e provvedimenti vari di attuazione di essa, variamente integrati o sostituiti da provvedimenti successivi, anche recenti, generalmente orientati a privilegiare l'approfondimento in prospettiva sismica delle conoscenze corrette non necessarie dei piani o in numero minore caratterizzate da riferimento prevalente al problema del rischio e della vulnerabilità degli insediamenti abbinati a questi due. Ma nonostante l'indubbio cambiamento di atteggiamento culturale e l'ufficializzazione istituzionale derivante dalle leggi regionali, la legge urbanistica, la prevenzione, aveva difficoltà a tradursi in nuovi operativi.
concorreva una tale difficoltà a caratterizzare il riferimento al fatto che la prevenzione fosse competenza dell'ingegneria sismica, della geotecnica, sismologia e geologia. La consolidata settorialità, che comporta invece che una visione unitaria integrata del rischio, la compresenza di piani settoriali, uno per ogni tipo di rischio, e la connessa sovrapposizione tra competenze istituzionali. Il disinteresse dei comuni nei confronti della prevenzione urbanistica o edilizia che fosse, per via della tenuta scarsa condivisione e impopolarità di decisioni circa l'impegno di ingenti risorse finanziarie e tecniche pubbliche e private a fronte di probabilità di evenienza del sisma in genere remoto, la scarsità se non la carenza di politiche sovraordinate che non fossero dedicate alla sovraricostruzione. Ma concorreva anche il ritardo della disciplina e soprattutto delle pratiche urbanistiche correnti, sostanzialmente ferme sui paradigmi tradizionali, poco toccate dall'incremento e affidamento delle conoscenze dei caratteri di sismicità e pericolosità dei territori comunali, leggi obbligatorie, dalla maggior parte delle leggi regionali. Questi di fatto rischiavano di essere intesi come un mero approfondimento della compatibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche già previste dalla legge 64 del 74, e non spostare il rapporto tra il tradizionale approccio di formazione e gestione del piano e la prevenzione del rischio, impedendone la reale integrazione. Mancava ancora, in altri termini, un modello di riferimento attraverso il quale si potesse effettivamente realizzare la riduzione del rischio sismico urbano e territoriale, effettuando la prevenzione sia nella gestione ordinaria che nella ricostruzione post-sisma, per mezzo delle categorie concettuali con gli strumenti operativi propri della pianificazione urbana, attraverso un processo, cioè, nel quale la prevenzione diventasse, come quelli più usuali, con essi integrati, integrata, tema normale consuetudinario delle strategie urbanistiche. A tal fine assumendo i contenuti stessi della prevenzione, alla stregua degli altri contenuti del processo urbanistico, cioè attraverso l'elaborazione dei dati ad essi relativi in forme tecnicamente pertinenti per essere immessi nel processo di pianificazione urbanistica, dando origine ad analisi e proposte di carattere urbanistico che possono essere assunte come parte integrante strategica nella formazione dei piani generali attuativi e degli strumenti di programmazione. Tuttavia, a partire dagli stessi anni, si fece un'intensa attività di studio e sperimentazione sul tema della riduzione e prevenzione del rischio, orientata su più versanti: quello della pericolosità territoriale, della vulnerabilità edilizia, della vulnerabilità urbana e territoriale e della pianificazione urbanistica per le zone sismiche. Agli studi e alle sperimentazioni si accompagnò un'importante serie di convegni anche internazionali, conferenze e pubblicazioni che davano conto anche di quanto stava avvenendo all'estero. Per quanto riguarda la pianificazione, iniziarono nello stesso periodo importanti esperienze regionali su due fronti. Il primo riferito al recupero urbano in chiave di prevenzione antisismica, reso attuale dall'allora recente introduzione dei piani di recupero, la legge 857 del 78. Per tali piani si andava peraltro evidenziando la difficoltà, per via dello scarso coordinamento tra normativa sismica sull'edilizia esistente e i contenuti regolamentari urbanistici e edilizi dei piani stessi, anche in relazione alle previste e frequenti destinazione di edifici storici e nuova funzione adatto a altissima esposizione. Per la regione Emilia-Romagna il recupero è stata occasione per la definizione di una metodologia per la valutazione della vulnerabilità degli edifici e degli aggregati edilizi, nonché per la messa a punto di una esemplare metodologia per l'analisi di esposizione e vulnerabilità urbana, con la pubblicazione di un manuale curato da Irene Cremonini all'interno del progetto recupero attivato dalla Regione nell'ambito del programma regionale di sviluppo 86-88, la cui applicazione è stata estesa a molti centri negli ultimi. Un secondo fronte di sperimentazione è riferito alla formazione di piani generali per la riduzione del rischio sismico e finalizzata alla più generale definizione di criteri e indirizzi regionali per la formazione dei piani regolatori. Adesso è riferito il progetto Rimini, relativo alla variante generale PRG finanziato nell'85 dalla regione Emilia-Romagna, nonché una tarda esperienza, siamo ormai nel 93-95, della regione Lombardia relativa a tre comuni sismici e la cui metodologia sperimentale verrà estesa in seguito a tutti i 41 comuni definiti sismici della regione.
Un ulteriore impulso sembrò derivare dall'emergenza causata dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 97. La legge 61 del 98, relativa agli interventi urgenti per le zone terremotate, anche se non prevedeva specifiche misure dirette alla mitigazione del rischio sismico dei centri nel loro complesso in sede di recupero, tuttavia introduceva tra gli altri almeno un punto importante ai fini del superamento potenziale della logica strettamente edilizia e per il passaggio ad una logica urbanistica per il recupero e la prevenzione. Mi riferisco in particolare all'introduzione dei programmi di recupero, dei veri e propri programmi complessi e relativi piani finanziari, caratterizzati dall'obbligo della realizzazione in maniera integrata di tutte le opere previste e della individuazione di progetti unitari comprendenti interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, con la costituzione obbligatoria per i proprietari di consorzi per interventi unitari che investono più proprietà. Vale la pena accennare che anche la pianificazione a scala territoriale, regionale e provinciale negli anni 90 cominciò a far proprio l'istanza di integrazione della mitigazione del rischio sismico nei piani. Ne sono esempi il piano territoriale e regionale di coordinamento del Veneto, il piano urbanistico territoriale dell'Umbria, il piano di inquadramento territoriale delle Marche, mentre per quanto riguarda i piani provinciali, cito come esempi i piani marchigiani di Macerata e di Ancona. E un lucido intervento di Giuseppe Campos Benuti su urbanistica, nel quale individua nella provincia la sede ideale per la pianificazione di prevenzione sismica. 4. Una strategia per la prevenzione sismica, la struttura urbana minima. Ma il vero salto concettuale, foriero di un reale possibile cambiamento di paradigma nel rapporto tra pianificazione urbanistica e prevenzione e mitigazione del rischio sismico, avviene con la formulazione del concetto di struttura urbana minima da parte di Walter Fabiezi nel 99. Si parte dall'ipotesi che il punto di avvio di una politica di prevenzione da integrare nella pianificazione ordinaria dovrebbe consistere nella individuazione, tra gli elementi che fanno parte del sistema urbano, di quelli che svolgono un ruolo strategico per il suo funzionamento e che possono comporre una struttura minima resistente in grado di rimanere funzionante, seppure con qualche danno di riduzione funzionale, e assicurare funzioni vitali essenziali per evitare il collasso delle città nell'emergenza e nella fase di ripresa. In altri termini, si tratta della individuazione di una struttura urbana minima definibile come insieme degli edifici e degli spazi, strutture, funzioni e percorsi in grado di garantire il mantenimento e la ripresa della funzionalità anche sotto il profilo della riconoscibilità sociale collettiva del sistema urbano durante e dopo l'evento sismico che questo insieme di cose, qualora in grado di permanere dopo il sisma, possa assicurare il mantenimento delle funzioni riconosciute come vitali e peculiari del sistema economico e sociale di quel centro urbano. Ne sono componenti della struttura urbana minima, nel numero minimo per ogni categoria funzionale indispensabile per il funzionamento complessivo, tutti gli elementi fondamentali per la vita della città, per l'economia e per il suo funzionamento. Il sistema dei percorsi principali e delle strutture connesse, il sistema, qui dietro dovrebbe scorrere una serie di immagini che sono tratte dalle nostre ricerche, no? Quindi sono vari comuni, non le commento perché ovviamente nessuna componente, dicevamo, nel numero minimo per ogni categoria funzionale indispensabile per il funzionamento complessivo, tutti gli elementi fondamentali per la vita della città, per l'economia e per il suo funzionamento. Il sistema dei percorsi principali e delle strutture connesse, il sistema dei principali servizi e relativi contenitori e spazi, gli edifici legati al governo cittadino, le principali strutture produttive, gli spazi di edifici di relazione legate alla coscienza identitaria della popolazione, gli edifici, le strutture e gli spazi necessari per la sicurezza dei cittadini in fase emergenziale per le funzioni di protezione civile, le principali strutture per la produzione e il trasporto energetico, eccetera. Vengono privilegiati gli elementi più significativi di ogni sistema funzionale, quelli necessari per mantenere funzionanti i settori di attività strategici, quelli che assumono un ruolo importante anche in relazione a più sistemi. Ad esempio, una piazza storica è elemento di valore culturale e luogo identitario, ma è anche spazio sicuro di concentrazione territoriale della popolazione. Una strada connette importanti funzioni urbane,
ma costituisce anche una fondamentale via di fuga e di adduzione di soccorsi, così via. Come ribadisce Walter Fabietti nella definizione originaria di Sum, era implicitamente contenuto il significato strategico delle sue componenti. La strategicità è connessa al ruolo urbano degli elementi da far emergere per mezzo delle consuete analisi urbanistiche sui sistemi funzionali e sui valori dello specifico contesto, ma soprattutto al fatto che essa è il risultato di una consapevole scelta strategica della collettività sulla base della selezione dei valori funzionali e identitari ritenuti prioritari e sulla base di un'idea di evoluzione e sviluppo. Nella coscienza della impossibilità di esercitare la prevenzione e la mitigazione sull'intera città e nella consapevole accettazione di un margine di rischio residuo, compatibilmente con le risorse disponibili e la capacità di spesa, tali azioni vengono applicate al sistema più significativo degli elementi e funzioni urbane, che viene ritenuto il cuore funzionale essenziale per la tenuta al sisma dell'organismo urbano, selezionando e concentrando su di esso gli interventi prioritari al fine di renderne massima l'efficacia. Essendo parte del sistema urbano complessivo, la SUM, la struttura urbana minima, è ovviamente legata al preciso momento storico dell'evoluzione della città. Essa quindi non permane sempre uguale a se stessa nel tempo, ma si modifica con il modificarsi della città e in relazione alle diverse opzioni di sviluppo definite dalla collettività locale. E la sua struttura si evolve in parallelo con le prestazioni che la città deve offrire e che essa assume in relazione a ciò deve garantire. Rispetto alla risposta urbana dell'evento sismico, quindi, essa legge e interpreta l'esistente, considerando anche le trasformazioni previste o consentite dagli strumenti di pianificazione. E rispetto ad entrambi si dimensiona e si organizza anche prevedendo il necessario miglioramento o potenziamento di funzionalità. Essa è quindi una categoria contemporaneamente analitica e progettuale e i suoi contenuti sono eminentemente previsionali, poiché definire la SUM vuol dire definire un programma d'attuazione che consenta la messa in sicurezza del sistema urbano a partire da alcuni elementi funzionali e spaziali di rilevanza strategica, nonché ovviamente un'azione costante di adeguamento nel tempo che tende a ridurre gradualmente la componente di rischio residuo. È essenziale quindi che il sistema resistente costituito dalla SUM sia dotato di forte efficienza, da verificare attraverso l'individuazione delle criticità della struttura nel suo complesso e degli elementi componenti, per mezzo della valutazione della vulnerabilità edilizia di aggregato di sistema. Essa si effettua con i metodi descritti nelle note precedenti, in modo da definire il grado di rischio della SUM e conseguenti interventi per la sua mitigazione e prevenzione, per eliminare o attutire le criticità, eventualmente intervenendo, come le sperimentazioni sulla SUM hanno ampiamente illustrato, e per questo è un po' anche le nostre sperimentazioni, oltre che sugli elementi attuali, anche con la previsione di elementi nuovi che ne integrino la funzionalità. È indubbio che la SUM, sia a scala urbana che territoriale, così come definita, si configura a tutti gli effetti come una categoria urbanistica, utile per l'integrazione tra piano e prevenzione del rischio. Il piano, nel definire le ipotesi di sviluppo per un territorio, non può non tener conto delle trasformazioni, dei fattori, elementi e azioni che possono influire sulla sicurezza e di quali interventi pubblici e privati siano prioritari per aumentare. In questo senso la SUM esprime tutta la sua valenza di categoria utile per l'implementazione di una strategia urbanistica di prevenzione e mitigazione del rischio anche ai fini della pianificazione di emergenza per la protezione civile. Per via dei suoi forti connotati di strutturalità, oltre che per le altrettanto forti valenze strategiche, la definizione della SUM è omogenea alla definizione degli elementi che configurano il carattere essenziale del territorio che si effettua nella fase strutturale del piano ad alto contenuto strategico, e in questo senso si è mossa la Regione Umbria con la sua legge del 2005, cioè ha inserito la SUM nel piano strutturale. È altrettanto chiaro comunque che la SUM, a partire dalla scelta di adottare politiche di prevenzione del rischio, coinvolge tutti i livelli di piano nella fase della sua costruzione, messa in sicurezza, potenziamento delle sue funzionalità anche per mezzo della previsione di nuovi elementi e della programmazione temporale degli interventi.
5 e mi avvio alla fine. Più in generale, dunque le prospettive, prevenzione urbanistica e pianificazione per l'emergenza. Più in generale possiamo dire che un'efficace politica di prevenzione e mitigazione del rischio sismico può essere attuata integrando la prevenzione stessa nella pianificazione urbanistica, utilizzando la microzonazione per definire meglio la pericolosità sismica del territorio e applicando gli indirizzi per la pianificazione ai vari livelli, indicati degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica del 2008, nonché applicando in abbinamento i metodi della struttura urbana minima e della vulnerabilità urbana. Gli indirizzi e criteri orientano e verificano le scelte e le localizzazioni a scala sovracomunale e comunale, a livello strutturale e operativo attuativo. Definiscono gli interventi ammissibili e le relative modalità in ciascuna area in relazione ai caratteri di microzonazione sismica. Gli interventi di mitigazione di messa in sicurezza sugli elementi della SUM definiscono il campo delle priorità strategiche e sono prevalentemente riferite, ma non solo, a strutture pubbliche da attuare con il ricorso all'appalto di opera pubblica quando se ne presenti l'opportunità mediante strumenti di programmazione complessa e pianificazione integrata con il concorso pubblico-privato. Mediante le analisi della vulnerabilità edilizia urbana, oltre a determinare la vulnerabilità edilizia o sistemica degli elementi della SUM propedeutica alla definizione degli interventi gardeni relativi, è possibile definire la vulnerabilità a rischio dell'insediamento, articolandolo per parte significativa a vario livello di omogeneità morfologica, storica, tipologica e sistemica. Ciò al fine di distinguere sue parti, singoli tessuti o loro insieme, caratterizzare criticità diverse e indicare zone di attenzione nelle quali promuovere prioritariamente gli interventi, in questo caso prevalentemente privati, di prevenzione in forma singola o costruttiva, ricorrendo anche in questo caso alla programmazione complessa, allo strumento del compatto, nonché a incentivi fiscali e a premialità o compensazione edilizia o urbanistica. Le esperienze operative di effettiva integrazione tra prevenzione e pianificazione urbanistica sono tuttora ancora molto rare e comunque allo stato iniziale. Se si accettano i piani di recupero dei comuni mediani degli anni 90, condotti applicando il metodo della vulnerabilità urbana di cui si è parlato, per quanto riguarda la pianificazione generale comunale, i casi sono limitati ai piani regolatori di comuni unici di cui è già stata redatta o in corso di redazione la variante generale, con l'individuazione della SUM nella parte strutturale, e ad alcuni piani di costruzione di comuni del cratere Aquilano redatti dalla facoltà di architettura di Pescara e dalla medesima facoltà con quella di ingegneria dell'area, nei quali è stata individuata la SUM. Qualcosa però si muove a livello normativo di normative regionali e delle politiche. La Regione Umbria rimane per ora la sola ad aver recepito la SUM nel piano, ma molte regioni con apposite leggi hanno recentemente adottato gli indirizzi e criteri per la microzonazione 2008 per una più approfondita determinazione della pericolosità nei comuni ai fini della pianificazione urbanistica. La ricostruzione post-sisma in generale ha favorito l'adozione di strumenti più idonei per la prevenzione e riduzione dei rischi. Per quanto riguarda le politiche di prevenzione, con la legge di conversione del cosiddetto decreto Abruzzo del 2009, successiva al sisma aquilano, sono stati previsti poco meno di 1 miliardo di euro in 7 anni per finanziare interventi per la prevenzione del rischio sismico, in particolare per gli studi di microzonazione e per interventi per rendere più sicuri gli edifici pubblici e privati. Mentre con la legge di stabilità 2014, l'ultima, vengono introdotti per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la riduzione della vulnerabilità urbana i cosiddetti piani organici comunali, e ne viene disposto il finanziamento su concorso anche con risorse private. Un'ordinanza in attuazione della medesima legge del 2019 è stata introdotta nel 2012 una nuova interessante categoria, la condizione limite per l'emergenza per l'insediamento urbano. Essa viene definita come quella condizione a cui superamento a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi i danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque nel suo complesso l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
Si tratta di una categoria nata nell'ambito delle funzioni operative della protezione civile, sperimentata a partire dagli indirizzi e criteri per la microprotezione sul comune di Faenza e su alcuni comuni a carattere aquilano, dichiaratamente finalizzata unicamente all'emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A somiglianza degli stati limiti definiti nelle norme tecniche per ricostruzione e di quelli introdotti nel studio propedeutico del 2010 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'applicazione di elementi storici della normativa sismica, la CLS, la Commissione Limite per l'Emergenza, fa riferimento ad una condizione limite dell'insediamento in grado di garantire, cessate tutte le altre funzionalità urbane, almeno lo svolgimento delle funzioni per l'emergenza, cioè quello che interessa è solo l'emergenza. I suoi contenuti, come definito dalla norma, sono limitati al rilevamento degli edifici strategici per l'emergenza, desunti dai piani comunali per la protezione civile, da cui la CLE è cosa diversa, o dai piani regolatori generali, le loro connessioni anche con la viabilità esterna e le eventuali interferenze critiche rispetto alle connessioni stesse, al solo scopo di verificare la presenza delle strutture atte a sostenere azioni di emergenza. Pur se caratterizzata da contenuti territoriali, la CLE non nasce come una categoria urbanistica e anche se il sistema degli elementi che ad essa si riferiscono si configura di fatto come una sorta di struttura urbana semplificata e ridotta ai minimi termini, cui concorrono gli elementi che devono garantire la gestione dell'emergenza e le loro connessioni, non è caratterizzata come invece la struttura urbana minima da alcuna potenzialità previsiva o progettuale in merito, ad esempio, alle criticità rilevate o all'incremento della sua funzionalità. Tuttavia, proprio a partire dalla CLE, anche per il fatto di essere la sua definizione analisi legata all'incentivo costituito dalla possibilità di concreti finanziamenti comuni per la prevenzione del rischio, potrebbe essere puntata all'integrazione tra emergenze, la sua pianificazione e la pianificazione urbanistica. Un primo passo potrebbe derivare dall'integrazione della CLE con il piano di emergenza per la protezione civile e dall'integrazione da più parti e da tempo auspicata tra quest'ultimo il piano urbanistico, entrambi di competenza comunale ma separati e autonomi per finalità e procedure e certamente anche per via della diversa concezione che tradizionalmente caratterizza la redazione del piano di protezione civile. Uno strumento per sua natura poco interessato alla complessità urbana e tendente alla semplificazione e per questo ancora poco conciliabile con il piano urbanistico. Un altro passo può essere costituito dal rapporto instaurabile tra CLE, tra condizioni per l'emergenza e struttura urbana minima. Come già detto, gli elementi strategici per l'emergenza e i percorsi che ne assicurano la connessione sono rilevati attraverso l'analisi della CLE, ma sono comunque anche parte integrante della SUM. Da questo punto di vista tutti i caratteri di previsibilità e progettualità finalizzati alla riduzione del rischio nel piano che caratterizzano la SUM sarebbero applicati anche a diversità della CRDE. E qui ci sono alcuni esempi dei nostri studi sulla condizione di emergenza che è costituita dall'ultimo branch della nostra ricerca. Sono quattro che lo dico, fanno vedere la semplicità estrema appunto di questa piccola struttura. Ma il discorso potrebbe ulteriormente affinarsi se si fa riferimento agli stati limite riportati all'organismo urbano. Potremmo immaginare che la CLE e la SUM costituiscono due stati o condizioni limite, dove la SUM rappresenta uno stato più esigente in termini prestazionali e la CLE possa essere considerata una sorta di stato limite ultimo in grado di assicurare una qualche funzionalità all'organismo urbano, oltrepassato il quale si ha di esso il completo collasso e che per converso costituisca un obiettivo di minima da conseguire o mantenere ai fini della risposta urbana al sisma. Nonostante le diverse finalità per le quali sono state introdotte, la CLE e la struttura urbana minima, condizioni di mezzo dell'emergenza, la struttura urbana minima, considerate come stati limite, potrebbero essere parte integrante di un ragionamento che contempla una sequenza organica di diversi livelli prestazionali che l'organismo urbano può o deve assicurare, oggetto di consapevoli scelte strategiche in merito alla parte di rischio residuo, espressione di politiche di prevenzione sismica da parte della comunità.
L'omogenizzazione delle due categorie integrerebbe anche la CLE nel processo urbanistico, rendendolo una categoria utile per la pianificazione, con la potenzialità di prevedere le azioni e gli interventi necessari per eliminarne le criticità e aumentarne l'efficienza. Passi ulteriori potrebbero inoltre derivare dal superamento delle finalità strettamente incentrate su un'ottica emergenziale della CLE e dall'inserire, accanto a quelli coerenti con le esigenze di protezione civile, obiettivi relativi alla ripresa urbana dopo l'evento sismico, nonché all'introduzione della sua valutazione, non prevista dal quadro normativo, come sistema nella sua interezza e in rapporto con l'insediamento. Oltre ai criteri della completezza, devono essere presenti tutti gli elementi indispensabili per l'emergenza, e dell'efficienza, tutti gli elementi devono garantire le prestazioni necessarie. Fondamentale sarebbe il criterio dell'efficacia o compatibilità urbana e urbanistica, che comporta che il sistema della CLE debba essere valutato anche in rapporto con le caratteristiche urbane e con le previsioni dei piani, introducendo un più stretto rapporto con il processo urbanistico pur mantenendo le caratteristiche finalizzate della finanza. Alla fine di questa lunga esposizione sugli accadimenti, sulle idee e principi, sulle norme, sulle politiche, sulle esperienze, nonostante che l'assoluta assenza di un qualsiasi riferimento alla prevenzione del rischio sismico nella recente bozza del decreto ministeriale sulle politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana non sia certamente incoraggiante, e nonostante il momento di grande crisi economica generalizzata, che comunque limita la concreta attuazione degli interventi per la prevenzione, urbanistici o edilizi che siano, possiamo tuttavia concludere con un cauto ottimismo, dal momento che, come stanno dimostrando alcuni comportamenti e le norme nazionali e regionali recenti emanate, si sta consolidando la consapevolezza della necessità di un rapporto inclusivo tra pianificazione urbanistica e prevenzione del rischio, che fa ben sperare circa la sua assunzione come attività del governo del territorio tramite il processo urbanistico. Naturalmente, se non va bene, diciamo che